Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Bella, ciao. Oggi video molto leggero, vi facciamo vedere tutto il nostro set, tutte le nostre attrezzature e vedrete anche appunto il lavoro che c'è dietro ogni video, che c'è veramente tanto, giusto Davide? Mm. E dall'attrezzatura che abbiamo penso si capisca, visto la moltitudine di oggetti che vedrete. Partiamo. Partiamo subito dal green screen, che non abbiamo utilizzato tanto, però inizieremo a utilizzarlo più spesso, sostenuto da due cavalletti che appunto usiamo di solito come sostegno per altre cose. In questo momento servono per sostenere il green screen. Piccolo appunto, non si chiamano cavalletti, si chiamano stativi. Stativi, scusate la mia ignoranza. Allora, questa qua con questo bruttissimo stativo che fa schifo si chiama ring light, luce ad anello, infatti è a forma di anello, sì. E niente, cioè, allora, qua c'è una manopola, si può controllare l'intensità, okay. Temperatura 5600 Kelvin. E una cosa che non abbiamo detto, cioè il pannello qua può essere cambiato. Sì, qua giusto? Si possono staccare. Ok. Si può staccare il pannello e mettere l'altro. Quelli che... con luce un po' più calda. Luce un po' più calda. Ok, e abbiamo anche quelli. Sì. Ok. Ah, questa qua è molto bella, luce. Questi termini tecnici devi dirli te. Ok, vai, vado io. La luce è questa, poi la vedremo meglio dopo sulla scrivania. Esatto. Comunque è una Godox SL60W. Ok. Anche qua possiamo cambiare l'intensità della luce. Ok. Vabbè, accendere e spegnere. In realtà basta. Ok. Anche questa luce 5600 Kelvin di temperatura. A cui viene attaccato cosa? Allora, sì. Questo qua è un softbox, si chiama. Ok. Quindi un diffusore di luce, ci permette di avere una luce meno intensa, un po' più appunto diffusa, un po' più morbido. Esatto. È della marca Neuer, di cui abbiamo anche gli stativi. Questa luce viene smorzata grazie a questo telo qua che viene appiccicato. Quindi si stacca questo telo bianco che smorza la luce. Se io lo tolgo, si va a fare più luce. Ci sarà molta più luce in teoria. Sì, perché la luce è diretta. Esatto, invece così viene smorzata. Dopo facciamo vedere come ha senso. Questo è il cavalletto della fotocamera che usiamo sempre per la fotocamera. Marca? Manfrotto B-Free. Sì, marca Manfrotto, italiana, molto... Ok. Robusti e resistenti nel tempo. Come vediamo ha varie altezze, cioè si può regolare molto l'altezza. Sì, è portatile, diciamo. Esatto. Qui abbiamo appunto, diciamo, il piatto, io lo chiamo. Piastra. Sì. Piastra dove viene messa la fotocamera e viene fissata. E qua dietro abbiamo quello che muove il tutto. Che non so se è un termine tecnico. Sì, un braccio. Manubrio, diciamo, un braccio. Un manubrio. Vabbè, in realtà la fotocamera e qua abbiamo i microfoni, li vediamo dopo sul tavolo. Sì. Bene, cioè nel dettaglio un po', con l'obiettivo. Ah, bene. Magari facciamo vedere la luce che abbiamo detto prima senza il softbox. Vado? Sì, sì, vai. Però guardate quanta luce in meno c'è, ecco, già senza questa. cm di diametro. Prova a tirare, ok. Quindi una volta che lo smontiamo, lo mettiamo giù, il softbox, giusto? Sì. E lo chiudiamo, almeno cerchiamo di chiuderlo. E che questa cazzo di cosa è dura come il marmo. Spingi in giù e lo schiacci poi. Eccoli, ce l'abbiamo fatta oggi, incredibile. Poi questo va chiuso così e messo nella sua borsa. Ma partiamo così. Di storia. Questa è la luce in sé. Qua abbiamo un LED, luce LED. Questo qui è la dissipazione, il metallo. Adesso allora, continuiamo con le luci. Esatto. Vediamo gli accessori. Io i termini tecnici non li so, quindi abbiamo questo. Questo qua è importante, secondo me. Cioè, è importante. È il coperchio. Il coperchio, sì, okay. Della luce. Quindi il coperchio che abbiamo messo può essere usato anche per concentrare il flusso di luce e farlo uscire da questo piccolo buco. Quindi sarà molto più... Cioè, non sarà diffusa, ma sarà molto concentrato. Ok. Infatti non va buttato, ma può essere comunque utile. Devi tirare indietro, indietro la leva e poi giri. Ok, esatto. Figo. Questo qua, facciamo vedere meglio, è il LED della luce. E proviamo questa. Quindi abbiamo questo che si può mettere sulla luce. Sì.
Ok. Che adesso cioè ci sono queste alette sempre per, diciamo, è un modificatore. Esatto. E si può mettere sopra o questo, giusto? Questo è un nido d'ape. Ok. O comunque i diversi colori per sì. fare la luce, effetto luce di questi colori, quindi rosso, blu, verde e giallo. L'avrete già visto sicuramente sul canale nel video della maglietta. Facciamo vedere. Quindi così si incasta lì. Magnetico, sì. Vabbè, poi questo si mette come quello lì. Esatto. Attacco, si chiama attacco Bowens. Questo è quello che il Fede chiama cavalletto, invece lo... È lo stativo. Stativo, perché okay. questo attacco esatto. la vite per le luci. Ciao, facciamo vedere come si apre uno stativo, ok? Come si apre? Come si apre uno stativo? Prima allora. Cosa si svita quella lì, solo quello. Vabbè, ci sono tre viti. Ok, questi e sono, sì, sono i tre livelli di altezza, diciamo. Questi sono i... Ecco, svitato questi sono i piedi. Non bisogna svitarli troppo, sennò fa questa fine. Ora, io sono sempre un po' in difficoltà nell'aprire questi cazzo di cose. Ok, questo va tirato in giù fino a... Fino a, in realtà non lo so, vado sempre questo un minimo qua deve, a... Questo qua devono essere dritti. Dritti rispetto al pavimento. Così. Paralleli al pavimento. Così. Esattamente. Così abbiamo il massimo della stabilità. Ok. Lo appoggiamo e apriamo le varie sezioni, cioè nel senso alziamo le varie sezioni. Mm-hmm. Quindi questa alziamo al massimo giusto per far vedere quanto può essere alto. Sì. Anche se in realtà, dato che sono un po' scrausi questi cosi, dato che siamo poveri, è sempre meglio non uscire, cioè non alzarli completamente, tenerli un po' più. Sì. Se l'abbiamo fatto solo per far vedere quanto così può essere alto. Così fa meno gioco. Alto. Quasi due, più, cioè, quasi un 80 alto. Ah no, più di un 80. Cioè mi supera. Sarà 2 metri. Sarà 1,90. No, 2 metri no, 1,82, 1,83 sarà sta roba. Mi ricordo era 1,90. Rifacciamo la stessa roba di prima, ma al contrario. Spoiler. Qua non bisogna spingere troppo quando si sente. Quando si sente la molla, giusto? Chiudiamo sto coso, abbiamo già perso troppo. No! Hai errore! Si tira in su. In che senso? Tira su. Ah già, è vero. Voglia sempre. Prima o poi imparerà. Blocca. Ok. Adesso passiamo a un'altra bella luce che abbiamo preso soprattutto per i luoghi molto bui, tipo quando facciamo le esplorazioni. Infatti ci è tornata molto utile nelle esplorazioni urbane e comunque può essere usata anche in altri ambiti. Può fare diverse luci. Ha un pannellino LED, sempre esatto. della nostra bellissima marca Newer. Qua c'è il codice. SL140 ha un sacco di funzioni, diciamo che non le stiamo qua a dire adesso, ci sarà magari un video quello dei gadget tipo okay. in cui diremo bene tutte le varie cose. Comunque tanta roba, sono accenderla solo e mi prometto. Ok. E come vedete nella gittata corta fa una bella luce, ovviamente non vi aspettate che faccia luce a distanze importanti, però a distanze minime vi aiuta molto, soprattutto se siete appunto in un luogo completamente buio. GoPro, questa è la Hero 7 Black, c'ho già un po' di annucci. Niente, vabbè, c'è tutto il suo set, quindi sì. con la sua copertura e l'aggancio, più la copertura antiacqua per portarla appunto in acqua, più il cavalletto. Sì. Questo è tutto il suo... Sì, questo è un braccio estendibile, tipo... Okay. No, quello lascio. Giro così. C'è tutto. What the fuck, è vero, non me lo ricordo. È ancora bagnata dall'altro giorno in piscina, ma mi dissocio. Questo è il nostro... Passiamo appunto sì. ai microfoni. Questo è il nostro primo microfono, si chiama video... Vabbè, della Rode Video Micro, tipo. Ok. O video Poi ovviamente ci sono quelli che abbiamo indosso. Sì, dopo li facciamo vedere. Esatto. Questo è il mini gatto morto. Sì, puff. Io lo chiamo puff. Gatto morto per quando c'è il vento. Poi... Vabbè, questo qua è per, hai detto? Questo è per il bilanciamento del bianco. Bilanciamento del bianco della fotocamera. Abbiamo questo. Questo è un cavalletto. Sì, un mini, mini cavalletto. Sempre di che marca? Sempre della Manfrotto. Perlo, così facciamo vedere un po'. È tipo un mini ragno. Una roba del genere. Questa è la sua apertura, faccio un'altezza. E in più si può anche. Diciamo aumentare di altezza. Ah, di questo non lo sapevo. Se tu qua tieni premuto, fai così, vedi. Figo. Non sale di tanto, però un po' sale. Oh, sì. Con questi qua, appunto, abbiamo detto si può aumentare l'altezza. Sì. Però se noi switchiamo questo, possiamo fare questa cosa. E quindi praticamente metterlo qua.
quasi a piano. Ok. A piano. Piano. Sì, sì, sì. E altra bella funzione è la testa qui, che si può svitare, questa vite, e quindi si può muovere. Molto bello. Tipo joystick. Sì, cioè tu qua hai la fotocamera e quindi la puoi inclinare in varie direzioni, mettere anche in bolla. Ed è comodo, soprattutto se usi comunque anche il telefono, te lo puoi portare in giro, pesa poco, quindi molto utile per appunto queste riprese fatte come stiamo facendo noi adesso, in poche parole. Quello è un altro cavalletto. Questo qui è un altro cavalletto, era di mio papà, fa schifo, tutto merdato, però... Però è sempre un cavalletto, esatto. In più che male non fa, noi non buttiamo via. Per tenere sul telefono va anche bene. Esatto. Ultimo arrivato, ma non meno importante, anzi potrebbe dare la svolta con le riprese, papà, proprio lui. Avete già visto i video sul canale di unboxing, primo volo e chissà cos'altro. Eccolo qua, il Deone, pagato l'ira di Dio, che spero ci porti fortuna. Altra cosa velocissima, il telefono che ci sta riprendendo, S21. C'è il video sul canale comunque. Esatto, andate a vedere. E anche quello ci aiuta. Ok, rapido excursus sulla fotocamera, è una Sony Alpha 6400 col suo obiettivo, cioè suo obiettivo 18-105. Ok, allora questo è il kit dei microfoni, wireless Go 2, abbiamo due trasmettitori e un ricevitore, questo si collega alla macchina tramite il cavetto. E questi qua sono quelli che indossiamo io e il Fede. Questi sono i due che si attaccano qui, in caso appunto c'è il vento. Questo è tutto, non abbiamo altro in giro. Non vi possiamo dire il prezzo del complessivo perché non lo sappiamo neanche noi. Tanti soldi, ecco. Sì. Diciamo così. E nulla, speriamo che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto anche questo nostro dietro le quinte, diciamo così, e avete visto anche quanto impegno ci stiamo mettendo anche a livello di investimento. Se vi è piaciuto il video, come ho detto, mettete like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, soprattutto se non siamo ancora arrivati a 1000, ma credo che lo saremo. Ho detto, cioè comunque speriamo di sì. Seguiteci anche su Instagram, mi raccomando. Con questo vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Allora.